Bene, vediamo oggi la correzione della verifica sull'applicazione dei principi della dinamica applicati al sistema sottoposto alla forza elastica, alla molla e al pendolo. Allora, abbiamo 5 esercizi. Il primo chiede, considera un pendolo, anzi, facciamo così, lo copio e lo risolviamo sotto. Questo era il numero 1. Dice, considera un pendolo semplice di lunghezza 20 cm. Calcola il periodo delle oscillazioni. Se la lunghezza L quadruplica, come cambia il periodo? E se la massa raddoppia, come cambia il periodo delle oscillazioni e perché? Ok? Allora, primo punto A. La relazione che lega il periodo T delle oscillazioni con la lunghezza del pendolo è 2π greco per la radice quadrata di la lunghezza del pendolo, in questo caso L maiuscolo, diviso G. Scusate, perché si è cancellato. Quindi, se L vale 20 cm, se voglio il periodo in secondi, devo trasformarlo in metri. 0,2 metri e G 9,81 metri al secondo quadrato, quindi T vale 2 pi greco per radice quadrata di, oggi ho difficoltà a scrivere, chiedo scusa, chissà perché, 0,2 metri fratto 9,81 metri fratto secondi al quadrato. Vedete che i metri si semplificano, rimane secondi al quadrato sotto radice, quindi secondi. Il risultato è circa 0,897 secondi. Ok? Domanda B. Se L' è 4 volte L, se la lunghezza quadruplica, che succede al periodo? Beh, il periodo T, dalla relazione vista prima, è proporzionale alla radice di L. Quindi T' sarà proporzionale alla radice di L' che è 4 volte L. Ma la radice di 4 è 2. Quindi T', il periodo dopo che il filo è quadruplicato, è il doppio del periodo che avevamo prima, quindi il periodo raddoppia. Dire che aumenta è parziale, è incompleto, è qualitativo. Okay? Se uno è in grado di usare, come nel punto A, la relazione tra periodo e lunghezza, è anche in grado di dire cosa succede se il periodo quadruplica. Dire che aumenta solamente è una risposta parziale, incompleta, corretta ma incompleta. Eseguire il calcolo del nuovo periodo è una risposta anche quella che va bene se è corretta, ma va commentata. Okay? Non è necessario fare il calcolo con un periodo che fosse 4 volte 20 cm, quindi 0,8 metri. Si poteva anche fare, ma non era necessario. Era sufficiente considerare il fatto che il periodo va come la radice della lunghezza. Ok? E infine, C, il periodo, ripeto la espressione di prima, vale 2π greco, radice di L su G, qualunque sia la massa m. Quindi se la massa raddoppia, quindi se m' diventa, cos'era, 2 volte m, questo non ha alcun effetto sul periodo, perché il periodo non dipende dalla massa. Quindi l'aumentare della massa non ha effetti sul periodo. D'accordo? Domande su questo? Tutto chiaro? Passiamo all'esercizio 2. Allora, qui chiedeva,
di invertire la relazione essenzialmente. Se voglio un pendolo che abbia oscillazioni di mezzo secondo, quanto deve essere lungo il pendolo? Quindi da t uguale a 2 pi greco radice quadrata di L su g, dobbiamo invertire la formula, quindi divido per 2 pi greco, ho già difficoltà a scrivere, chiedo scusa, vediamo se qui va meglio, ok, elevo il quadrato, quindi ho t fratto 2 pi greco alla seconda, che vale L fratto g, e infine L vale g per il rapporto tra t su 2 pi greco tutto al quadrato. Quindi, se t voglio che sia mezzo secondo, L sarà 9,81 metri al secondo quadrato, 0,5 secondi, diviso 2 volte pi greco, fare il quadrato, e ottengo circa 0,062 metri, quindi circa 6,2 cm. Ok? Ci sono domande? Era sufficiente invertire la relazione. Poi passiamo all'esercizio 3. Vediamo dov'è. Eccolo. E qui si può rispondere anche. Scusate. Niente, non me lo fa fare. Scusate solo un secondo, vediamo se si sposta un pochetto. Ok. Questo è il testo del 3, adesso lo leggiamo. Andiamo a pagina nuova. Dice: osserva attentamente la figura qui a fianco e immagina di prendere un pendolo semplice di lunghezza pari a 1 metro. Lunghezza è 1 metro. Supponi ora di aumentare l'inclinazione fino ad arrivare a 90 gradi rispetto alla verticale. In quest'angolo è 90 gradi, l'angolo iniziale. Dopo aver disposto il pendolo in questa posizione, lo lascia andare, quindi riparte da fermo. Come sono le oscillazioni del pendolo? Sono armoniche? La risposta è no. Perché? Perché le oscillazioni sono armoniche se l'angolo massimo non supera circa i 10 gradi. Cosa che qui è falsa perché l'angolo arriva a 90 gradi. Quindi le oscillazioni sono periodiche, ovviamente, ma non sono armoniche. E quindi sei in grado di calcolare il periodo di queste oscillazioni? Certamente no. C'è modo di farlo, ma con le vostre conoscenze non siete in grado di farlo. Perché? Perché la relazione vista prima, cioè T, che vale 2 pi greco radice di L su G, qui è falsa. Qui vale solo se vale questa condizione. E qui non è applicabile. Quindi il moto è periodico, le oscillazioni sono isocrone, che sono tutte la stessa durata, ma non sono indipendenti dall'ampiezza. E la relazione tra il periodo e l'ampiezza, che include certo la dipendenza da L e da G, include anche l'ampiezza massima, e la relazione è tutt'altro che semplice. Ok? Mi chiede una matematica che al liceo non si fa.
La razionalità c'è, ma non la conoscete, quindi non siete in grado di calcolare il periodo. D'accordo? Non che la razione non esista, ma voi non siete in grado di calcolarla. D'accordo? In particolare mi premeva che fosse chiaro il fatto che non posso usare questa relazione. Questa non vale più, perché è applicabile solo se le oscillazioni sono armoniche, e cioè in questo caso di piccola ampiezza. Ok. Andiamo avanti. Spero non ci siano dubbi su questo. Passiamo siamo arrivati al 4. Ok. Eccolo qui. Abbiamo invece il caso delle oscillazioni elastiche. Ingrandire un poco. Il testo dice: un oggetto ha una massa di 0,3 kg ed è appeso ad una molla di costante elastica K uguale a 140 newton su metro. L'oggetto viene allontanato dalla posizione di equilibrio e poi lasciato libero. Calcola la frequenza dell'oscillazione del corpo appeso. Si tratta di moto armonico, per quale ragione? Rispondiamo prima all'ultima domanda. Siccome la forza risultante, cioè la massa del corpo appeso per l'accelerazione, niente, non riesco a scrivere, chissà perché, devo avere lo schermo sporco. Ok, vale meno k volte l'allungamento della molla, chiamiamola x, allora l'accelerazione posso esprimerla come meno k fratto m per x, che ha la forma del moto armonico, cioè posso interpretarla come meno omega alla seconda x. E questa è l'equazione che, quando un moto che obbedisce a questa equazione, il moto è armonico. D'accordo? Questo è il motivo per il quale il moto è armonico. L'accelerazione è proporzionale alla posizione con una costante negativa. Quando questo accade, il moto è armonico, nelle condizioni ovviamente nelle quali questo succede. Per il pendolo questo succede se le stazioni sono piccole, per la molla non c'è questa limitazione, o meglio, c'è fin tanto che la molla si comporta in modo elastico. Quando la molla viene deformata troppo, okay, perde l'elasticità e quindi questa equazione non è più valida. D'accordo? Chiedeva l'esercizio la frequenza delle oscillazioni. Quindi allora, ci chiedono la frequenza delle oscillazioni, F, che è l'inverso del periodo. E quindi vi ricordo che il periodo è 2π greco alla radice di m su k, quindi la frequenza sarà 1 fratto 2π greco per la radice di questa volta k fratto m. Quindi nel nostro caso specifico k era 140, mi pare, newton su metro, la massa è 0,3, quindi la frequenza vale 1 su 2 volte pi greco, radice quadrata di 140 newton su metro fratto 0,3 kg.
otteniamo un valore di circa 3,4 Hz. Ok? Uno poteva anche calcolarsi prima il periodo, poi fare l'inverso, differente se non preferisci, nessun problema. D'accordo? Attenzione a distinguere F frequenza da omega pulsazione, non sono la stessa cosa. Ok, se non ci sono domande passiamo al successivo che dovrebbe essere il 5, se ricordo bene. Questo qui, la difficoltà principale era leggere il grafico. Lo copio. Ok, andiamo a trovare uno spazio libero. Ecco, qui va bene. Vediamo un po'. Allora, in questo caso si dice, osserva bene la figura, il grafico mostra la legge oraria di una pallina di massa 510 grammi che oscilla attaccata a una molla elastica, come nell'esercizio precedente. Usando i dati del grafico, determina la costante elastica della molla. Ora, qui il grafico è una cosinusoide che parte a 0 secondi, sono 3 metri, 3 centimetri. Poi oscilla, torna nella stessa posizione dopo 2 secondi. Il periodo è questo, T vale 2 secondi, da picco a picco. Ok, se non poteva usare anche questo, che era più difficile, che fa 0,5 da 2,5. Dovevamo prendere due punti nel grafico che avevano la stessa fase. Ok? Quindi, essendo il periodo di 2 secondi e la massa m, attenzione, va trasformata in chilogrammi, quindi 510 grammi sono 0,51 kg. Ok? Allora la K della molla come la troviamo? Anche lì invertendo la relazione da T uguale a 2 pi greco radice quadrata di m su k, otteniamo che k la posso esprimere come m volte 2 pi greco fratto t alla seconda, e quindi è 0,510 kg per 2 pi greco fratto 2 secondi, tutto il quadrato, e viene circa 5,03 newton su metro. Quindi la risposta corretta era la B. La motivazione della risposta erano i calcoli fatti per trovarla. Ok? Qui ripeto, la difficoltà non era tanto fare i calcoli quanto saper interpretare correttamente il grafico. Ultimo esercizio, il 6, era, eccolo qui. Qui avevamo in sostanza due sistemi analoghi. Il primo, una molla disposta orizzontalmente sottoposta alla forza elastica. In questo caso la forza risultante è solo quella elastica dovuta all'allungamento della molla. Okay? Nel caso della molla verticale, il soggetto appeso alla molla, il pesetto, la stessa molla, la stessa massa, è sottoposto alla stessa forza elastica, solo che questa volta il punto di equilibrio è spostato un po' più in basso. E il periodo di oscillazione non dipende da G. Il periodo dipende da G solo per il pendolo. Nel caso della massa appesa alla molla, cioè soggetta alla forza elastica, G non c'entra. La
il moto è armonico nei limiti dell'elasticità della molla e il periodo è identico, sia che la molla oscilli orizzontalmente, sia che oscilli verticalmente. La differenza sta solo nel fatto che per la molla verticale il punto di equilibrio è un pochetto più in basso, ma il periodo delle oscillazioni è esattamente lo stesso, proprio perché nel periodo delle oscillazioni la gravità non c'entra. Addirittura se uno andasse nello spazio, okay, cioè dove la gravità, diciamo in assenza di peso, va al bordo dello shuttle e fa l'esperimento, trova esattamente lo stesso periodo che troverebbe sulla Terra, non così per il pendolo. In assenza di gravità il pendolo non oscilla neanche, perché G non c'è, ha un periodo infinito. Ok? Vediamo se riesco a... Ce lo facciamo, sì. Non so se riesco a copiarlo. Ecco, andiamo in fondo. Ecco. Se caso A e caso B. Nel caso A la molla è sottoposta solo, cioè alla forza elastica, perché cosa abbiamo? La forza peso viene bilanciata dalla reazione vincolare, dal fatto che la molla è appoggiata sul tavolo e quindi c'è solo la forza elastica che agisce sul pesetto. Okay, quindi in questo caso la forza elastica vale meno k volte l'allungamento x. Okay. Nel caso della molla verticale, okay, abbiamo il peso, qui non c'è la reazione vincolare e c'è la forza elastica. In questo caso supponiamo diretta verso l'alto se l'allungamento è verso il basso. Allora, se prendo, quindi caso B, se abbiamo questo l'asse, okay. Se prendo l'asse positivo diretto verso l'alto, qui abbiamo il nostro pesetto di massa m, okay. Abbiamo la forza peso diretta verso il basso. Se immaginiamo che L0 sia la lunghezza di riposo, okay. Allora cosa succede? Che la forza elastica che avevo disegnato con il colore, mi pare blu prima, e la forza peso si sommano perché sono parallele, quindi la forza risultante sarà uguale a, se riesco a scrivere oggi è difficile. Immaginiamo che la direzione positiva sia verso l'alto, quindi ho meno mg, che è la forza peso punta verso il basso. Poi, se allungo la molla verticalmente, cioè la tiro verso il basso, allora la forza elastica è diretta verso l'alto, quindi avremo meno k volte L, lunghezza attuale della molla, se preferite x, meno L0. Questo è un vettore. Ok? Lungo l'asse delle y. Scusate, facciamo così. Ecco. D'accordo. Ma se tolgo le parentesi, ho meno mg, meno k volte L, meno e meno fa più, k volte L0. Ora, questi due termini, d'accordo, posso metterli insieme. Okay? Quindi questo posso interpretarlo come un
una lunghezza diversa, cioè posso scrivere l'equazione come se fosse meno k volte L meno un nuovo L0, un L0 primo, perché sono due termini costanti. È sufficiente che L0 primo, cioè il nuovo L0, sia il vecchio L0 meno mg fratto k. Se sostituite questo sopra, vedete che è esattamente lo stesso. Ok? Di conseguenza, qui dividendo per la massa, la omega quadro della molla verticale è uguale a k fratto m, che è identica a quella orizzontale. Quindi la gravità per la molla verticale non ha altro effetto che spostare il punto di equilibrio, non altera assolutamente la frequenza dell'oscillazione o il loro periodo, se preferite. Ci sono domande? No. Bene, allora oggi ci fermiamo qui.